Siamo con Enzo Iori, che è il proprietario dell'Hotel Rita di Canazei. Buongiorno Enzo. Buongiorno a voi. È iniziata la stagione estate 2021. Come stanno andando le cose, le prenotazioni? Ma siamo ripartiti bene, abbiamo aperto da metà giugno circa e il tempo anche ci ha dato una mano. Si vede che c'è voglia di muoversi, finalmente di poter venire in vacanza dopo un inverno tutti chiusi, che è stata una cosa incredibile sia per noi ma anche per tutti i turisti affezionati della montagna, dello sci invernale. È stata una cosa, direi, drammatica. Anomala e drammatica. Fatiscente, insomma, una cosa indescrivibile sotto tanti punti di vista. Io dico, come termine di paragone, come se a Ferragosto tutte le spiagge italiane fossero deserte, vuote, senza neanche un ombrellone piantato e una sdraio. Praticamente quello che è capitato a noi quest'inverno, con tantissima neve che si sta sciogliendo ancora adesso, e anche questo l'incredibile di tantissima neve naturale che ha fatto, quindi l'inverno è stato ottimale. Comunque vabbè, dobbiamo ripartire, quindi noi siamo ripartiti nuovo pronti dopo tanti mesi, anche per i nostri collaboratori, per tutti quanti erano fermi in questi lunghi 8-9 mesi da settembre, no? Quindi è stata una cosa, quindi la vedo anche la gente, effettivamente i turisti, la gente ha veramente voglia di libertà e di muoversi, e quindi si prospetta anche bene anche la stagione, insomma, certo. Insomma si è partiti magari con tranquillità e forse anche gradualità, che era anche meglio dopo mesi di inattività e con magari più affluenza nei weekend. Adesso penso dal 10-15 di luglio fino a fine agosto, quindi settembre, si dovrebbe vedere un bel pienone, un'affluenza molto buona. Ci sono ancora, i clienti sono prevalentemente italiani? Sì, ecco, qui a Canazei soprattutto. Sì, d'estate non c'è una... Devo dire, la Val di Fassa è prettamente frequentata da italiani, c'è qualche spot, magari qualche straniero, qualche tedesco, però non sono sicuramente i numeri che abbiamo in inverno, che è tutta un'altra cosa, no? Quindi, certo. Ci sono novità rispetto agli altri anni oppure è sempre tutto uguale? Ma no, sempre tutto uguale, insomma, tutto consolidato, anche le offerte che ci sono. Sono invariate, sono rimaste. Degli impianti, offerta turistica, si sta sempre andando ancora incrementando il discorso bike, no? Certo. Con sempre di più. Diciamo che Canazei ha ripreso anche a vivere. Ecco. Sì, no, direi, insomma, dopo questi mesi così particolari, adesso si vede di essere quasi nella normalità di tutto. C'è ancora una portata un po' ridotta sugli impianti di risalita che magari non è paragonabile quando si vede o si sente che nei pullman o nelle metropolitane si va anche a pieno regime, certo. E qui invece almeno per adesso è ancora al 50% la portata, quindi quando ci sarà più affluenza sarà magari più difficile, magari in agosto, quindi si spera, anche perché le tratte sono molto minori, e allora speriamo che magari che si possa tornare anche a quello, perché l'affluenza, comunque l'utilizzo degli impianti è sempre fondamentale per godersi al meglio la montagna. Ecco, l'hotel fino a quando sarà aperto in estate? Noi fino verso circa il 20 settembre siamo aperti. Crociando le dita che tutto vada per il meglio. Speriamo, appunto, tra la situazione, i vaccini che sono in essere, perché l'anno scorso è andata molto bene, l'estate poi appunto si è bloccato. C'è stato questo blocco totale. Però l'estate, insomma, un po' tra una cosa e l'altra, sembra che se la propositività, come dicevo, c'è di venire, speriamo che non ci siano varianti, no? Come stanno succedendo in Gran Bretagna o in altre zone, e con i vaccini che comunque vengano contenuti, certo. E che quindi si possa mantenere l'estate e poi la prospettiva sicuramente invernale che possa esserci, che possiamo andare bene, ecco, quello sarà. Ecco. E per l'inverno quando pensate di riaprire? Ma dopo si riparte come sempre a Sant'Ambrogio, quindi più o meno i primi di dicembre c'è la riapertura di nuovo, sperando che ci sia anche una neve, no, che quest'anno, e che non ci sia poi magari da pregarla, e che la situazione sia sempre buona, però speriamo comunque che si vada più o meno nella normalità e si possa appunto pensare di ripartire. Benissimo. Allora Enzo, vogliamo dare il sito internet per potervi appunto contattare? Sì, noi siamo sempre visibili su hotelrita.com, quindi comodissimo, si vede un po' tutte le nostre informazioni, potete contattarci, mandare email e siamo a disposizione. Insomma, siamo già piuttosto pieni durante l'estate, però anche settembre è un bel mese, anche lì c'è ancora, certo, disponibilità per chiudere, si sta anche molto bene rispetto magari al più caotico agosto, quindi anche lì c'è ancora disponibilità, quindi chi volesse
molto volentieri, dopo cominceranno anche un po' le scuole dal, certo, dal 8-10 di settembre, però comunque c'è ancora una decina di giorni o anche di più per godersi le nostre bellissime montagne. Benissimo, allora in bocca al lupo. Grazie per la stagione e speriamo di rivederci, speriamo, a dicembre. Buona estate a tutti e speriamo nell'inverno. Grazie.